Vi do il buongiorno, mi chiamo Michela Pensavalli, sono una psicologa, psicoterapeuta e formatrice. Mi occupo di coordinare diversi progetti in giro per l'Italia, riguardo la digitalità protetta. In particolare con il MOIGE sono sorte moltissime collaborazioni per insegnare agli insegnanti e ai genitori ad accompagnare i giovani nativi digitali alla navigazione protetta dei nuovi mezzi tecnologici. Stamattina cercheremo di capire chi sono i nativi digitali, quali sono i loro comportamenti, quali sono i loro cervelli, i loro atteggiamenti nei confronti della navigazione e tenteremo di dare qualche linea guida alla riflessione per questo accompagnamento ai più piccoli. I nativi digitali, noi presupponiamo, ma anche le ricerche lo confermano, hanno nuovi modi di apprendere, hanno nuovi modi di leggere, di comprendere le informazioni e di reagire ad essi. E anche di creare relazioni sulla base di tutto ciò che la tecnologia consente loro di avere in potenza. I nuovi cervelli sono cervelli che hanno un'impostazione anche nella parte, diciamo, dei lobi frontali differente. Questo stabilisce che i più piccolini abbiano qualche carenza sul piano della comprensione semantica, per esempio dei vocaboli, abbiano una capacità di associazione maggiore, ma abbiano un rallentamento cognitivo rispetto agli immigrati digitali che siamo tutti noi, che siamo qui ad oggi a conquistarci questa patente di navigazione nel mondo della tecnologia. Nuovi meccanismi di apprendimento significa che i più giovani hanno un pensiero che noi definiamo multitasking, che viene definito così dagli autori, che parlano di una capacità di mantenere in maniera complementare, in maniera anche simultanea aperta, più finestre di percezione e di reperimento di informazioni, di cognizione. Un pensiero che è quindi non sequenziale, del tipo ipertesto, che è capace di fare copia e incolla con le diverse rappresentazioni della realtà di cui i nativi digitali fruiscono, di cui hanno bisogno di sapere, e un funzionamento della memoria, soprattutto della memoria a breve termine, che è simile ai motori di ricerca, quindi simile a quando googoliamo, inseriamo un vocabolo nella rete e troviamo le diverse informazioni che a questo vocabolo sono legate e che magari ci conducono anche ad altri concetti che sono simili, complementari oppure maggiormente esaustivi del vocabolo che abbiamo cercato. Questa serendipità, che è la capacità e la sensazione di navigare senza perturbazioni emotive all'interno dei diversi contesti della rete, senza sconvolgersi di approdare a situazioni che possano essere anche complesse o totalmente distanti da quella che era l'iniziale ricerca che i piccoli, gli adolescenti fanno nella rete. Quindi, da studi psicosociali si apprende che i ragazzi hanno una minore inibizione nella rete e si sconvolgono anche meno di scene forti, di scene violente rispetto a persone che non hanno avuto la possibilità di crescere con le nuove tecnologie fin da piccoli, come se quindi la rete desensibilizzasse, abituasse a scene anche forti i più piccoli senza che loro si accorgano palesemente di questa impronta emotiva e cognitiva forte sulla loro crescita psicologica. Un apprendimento che è di tipo percettivo, questo perché i mezzi tecnologici sono venduti per astuzia anche senza libretti di istruzione, perché è il mezzo tecnologico stesso che suscita all'utente il suo utilizzo, quindi non c'è più bisogno di spiegare ai piccolini come utilizzare le nuove tecnologie perché i mezzi digitali sono talmente tanto intelligenti e pervasivi nella vita dei più piccoli e così dei più grandi che non hanno bisogno di spiegazioni per essere utilizzati. Nuovi assetti cognitivi, affettivi e socio-relazionali. Una relazione oggi che è improntata soprattutto alla tecnomediazione delle emozioni. È più facile e le ricerche in campo sociale ci dimostrano che la maggior parte delle persone hanno avuto almeno uno o più contatti digitali prima di incontrarsi offline e quindi possiamo dedurre che la tecnologia avvicina sicuramente, è un mezzo che ci aiuta ad incontrare, a disinibirci e anche ad entrare più facilmente in relazione con l'altro rispetto a quello che è l'incontro a tu per tu. I device elettronici sono tecnoprotesizzati, cioè sono un'estensione dell'identità della persona che li
possiede. Quindi non è un caso che nell'ambito della criminologia, per esempio, si indaghi lo stile di personalità approfondendo quelle che sono state le navigazioni nella rete, l'utilizzo, lo scaricare materiale sul proprio PC, questo perché è fortemente indicativo delle scelte personologiche della persona. È vero è che il linguaggio dei nativi digitali è sicuramente più povero e sicuramente meno simbolico, questo perché i bambini fin da piccolissimi, reagendo in maniera sicuramente positiva ai mezzi tecnologici e agli stimoli della digitalità, sono bambini più percettivi, più capaci di assorbire e reagire a questi stimoli, ma sono anche bambini più nervosi, più eccitati, più iperreattivi, perché la velocità della rete fa sì che i bambini riescano a sostare meno su uno stimolo singolo e a spostarsi da un'informazione all'altra con una rapidità, ma anche con una superficializzazione della comprensione reale di ciò che vanno vedendo rispetto alle persone che invece acquisiscono informazioni fuori dal contesto digitale. Sono comunque una popolazione di giovani e di giovanissimi che hanno una inclinazione molto forte al bisogno di emozioni forti. Questo perché stimolare, eccitare, emozionare i nativi digitali è molto più complesso oggi perché di stimoli ne hanno anche troppi. Tant'è che oggi assistiamo ad una società che cambia anche i suoi parametri psicopedagogici, nel senso che le punizioni e i metodi, gli stili educativi, le restrizioni genitoriali sono tutte legate a questa tendenza a switch off, cioè a chiamare fuori, tagliare fuori i figli dalla navigazione. Questo perché incontrare l'altro è diventato sicuramente più facile attraverso la digitalità, si può comunicare più facilmente un'emozione attraverso il social, oppure si può conoscere, incontrare l'altro scrivendo in poche righe quelle che sono le sensazioni, ma davvero tutta questa incessante comunicazione ci ha resi più capaci di essere a contatto autenticamente con l'altro.